Numero 1. Concessione del patrocinio ad uso del logo della Regione Ligure di iniziative varie. Poi c'è la Camera numero 19. Assessore Montaldo. Rilascio dell'accreditamento di personale all'Istituto Figlie di Maria Vergine Immacolata, recita da Serena Maria Immacolata, Corso Nazionale 40, Spezia. Numero 21. Opere sociali e servizi sociali, nuovo accreditamento per Arettino Cetidi alla stazione 2 Savona, rilascia accreditamento. Beh, quello che è sotto uguale possiamo fare in blocco, fino al 24 salve. Regionale per la salute in carcere delle persone del Centro Penale 2014-2016, DGR 34-2012. Numero 26, direttiva. Adesso spendiamo per ora. Spesa? No, quella. Ah, ok. 26. Assessore Barbadano, numero 27. Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013. Modalità di presentazione delle domande per la misura 212, indennità compensativa a favore degli agricoltori delle zone con vantaggi naturali diverse dalle zone montane. Annualità 2014. Numero 28. Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013. Modalità di presentazione delle domande per la misura 211, indennità compensativa degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori del giorno montano, annualità 2014. Assessore Berlangeri numero 29, le domande 2006-2016, che sono dei progetti e escursionistica delle 5 terre e caratterizzazione e valorizzazione delle peculiarità della rete escursionistica delle 5 terre, della SPA delle 5 terre, Riviera Stezzina. Numero 30, Briano. Articolo 17, legge regionale 32-2012, ho bisogno di fare, perché non sono riuscita a guardarla. Assessore Lombardi, numero 31. Rinnovo convenzioni con l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali del Piemonte per il supporto alle coppie liguri per il periodo estivo, impegno di euro 50.000. Assessore Rossetti, approvazione numero 32, che fa non c'è, sta arrivando. Dai. Numero 32, approvazione progetto definitivo per la realizzazione della nuova officina di riparazione esautabile Ferrovia Genova Caseina. Numero 33, approvazione degli esiti delle procedure di mantenimento dell'accreditamento degli organismi informativi secondo monitoraggio. Numero 34, approvazione degli esiti delle procedure di mantenimento dell'accreditamento degli organismi informativi. Revoca accreditamento IAL. Numero 35, approvazione degli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione dei requisiti ai fini dell'accreditamento degli organismi informativi, progettazione, innovazione SRL, studio SHEI associati, SKISCA e SAS. Numero 36, assessore Vesco, fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, 2007-2013, presentazione progetto regionale, imparo l'italiano in Liguria, 4. Assessore Faica, numero 37, articolo 16, legge regionale 30-2009, individuazione tra viarie di rilevanza strategica regionale. Sì, devo fare un emendamento, nel senso che l'inserimento delle risorse economiche nazionali, volevo aggiungere la parola nazionale, nella proprio deliberato. Va bene, poi lo consegno. Questa è l'individuazione di una rete di infrastrutture di carattere regionale che hanno una valenza particolare, per cui vengono indicate come di valenza regionale, perché collegano territori anche infraregionali. Okay? Vorrei che si creasse l'illusione che esistono delle risorse regionali a potenziamento di questa rete, che è giusto che venga valutata come superiore e strategica rispetto alle altre, c'è una richiesta forte, però mi sottolineo il fatto che comunque risorse per potenziare noi non ne abbiamo, così come abbiamo fatto per la 45 o per altre situazioni particolari, è giusto prestare maggiore attenzione, indicarla come rete di rilevanza regionale, però anche chiarire che le uniche risorse che possono arrivare sono di carattere nazionale. Va bene, fuori sacco. Assessore Rossetti, approvazione progetto, creazione elenco online dei presidenti delle commissioni IEX, impegno di euro 5.000. Assessore Rossetti, assessore Rambaudi, DGR 1413-2005, successive modifiche e integrazioni, DGR 862-2011, successive modifiche e integrazioni, indicazioni inerenti alle figure dell'educatore.
Baudi, assessore Montaldo, modificazione e integrazione della DGR 1607-2013 relativa alla revoca dei contributi in conto capitale concessa al Centro Italiano Femminile di La Spezia. Assessore Vesco, piano di stabilizzazione e rafforzamento del sistema regionale di delegazione elettronica denominato DAEST. Cosa vuol dire, Enrico? Cerchiamo di arrivarci in fondo, perché è una partita piantata, no? Però adesso con questa cosa qua abbiamo mandato ad Acassia di vedere se riusciamo a prendere i sorgenti di questa cosa. Ma è molto complicato, certo, no? Cioè, al punto in cui siamo, secondo me, bisogna fare in fondo, perché non c'è alternativa, insomma, rispetto a quanto è stato investito e quanto è stato fatto. Vuol dire che l'azienda non collabora molto in questa iniziativa. L'azienda sarebbe? Anche vero che abbiamo messo anche un passato in cui tutto quello che oggi non è stato speso lo recuperiamo, sia da lei, sia da lei. Comunque siamo stati tutti tanti anni, poi c'è l'avanzamento del progetto, non si è stato ancora speso. Però diciamo è l'ultimo tentativo per capire se riusciamo a farlo per collaborare con il Speriamo che non sia cremoterapeutico, via. Va bene, dai. Assessore Montaldo, programma di interventi dell'UIC Sammartino Ispe che è in parte con le risorse in conto capitale per investimenti sanitari annualità 2012 di quella di GR numero 1680-2012. Ci sono 3 milioni e mezzo di quei 9. E poi un anno e mezzo fa avevamo preso i pomodori a peli. Va bene, adesso per la peli prendiamo applausi. Senti, la questione FAS per capirci sta andando avanti. Che abbiamo messo il 28 come limite, se no giù a Roma poi ci cominciano a fare storie, ce la facciamo. Vi ricordo che con mercoledì l'elenco è chiuso, lo siete tutti, con mercoledì l'elenco è chiuso, nel senso che quello che c'è lì può esserci, quello che non è lì non può esserci, però da qui al 28 bisogna produrre schede e soprattutto indicatori dell'indicazione del cofinanziamento. I dettagli poi li vede Ivan, parliamo di opera grossa, non è chiaro che 30.000 euro, 40.000 euro te li vedrai tu con gli uffici. Vabbè, insomma, le cose piccoline, vabbè, insomma, si aggiustano, insomma, di cose corpose basta, insomma, giusto. Adesso è arrivato il comune di Loano, che vuol fare un'edizione ridotta corretta, diciamo, e ridotta del teatro, e andiamo al prossimo mandato, 2 milioni, non ce l'abbiamo più, insomma. Cioè, 30, 40, 50 mila euro, insomma, sono sfridi, insomma. Va bene, dai. Approvazione del piano assunzioni per l'anno 2014 dell'Agenzia regionale in Liguria, definito con decreto del direttore generale della citata agenzia numero 43 del 23/12/2013. Assessore Rossetti, decreto numero 28.928 in data 14 gennaio 2014 dell'amministratore unico dell'Ate di Genova concernente il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2014 e determinazioni conseguenti. Assessore Boitano, Arte Savona, legge regionale 10/2004, titolo 4, cessione alloggi di edilizia residenziale pubblica, decreto numero 42 in data 7 febbraio 2014, concernente l'integrazione del programma di cessione autorizzato con DGR 1741/2013, approvazione. Questi sono i programmi delle varie arte, no? Sì, questo l'abbiamo già approvato il 27 dicembre scorso con il Savona, erroneamente è saltato un edificio. Soltanto una correzione di quella delibera la canna seduta interna che era saltato. Va bene, andiamo avanti ragazzi. Sono Rossetti, deliberazione numero 1590 del 17 dicembre 2013 del direttore generale dell'IRC San Martino Ista concernente il bilancio 2013. Ok. Andiamo alto? Solo risponda Michela. Ok, allora, fascetta rossa, finito adesso, vero? Ci sono le due schede dei depuratori che presentiamo oggi, uno è Rent
Bolzano, che è una storia lunghissima di protezione civile nazionale, diciamo, di epoche diverse, insomma. E che però finalmente sembra andare a conclusione, diciamo, un paio d'anni, no? Dico bene. Così come molto più piccolo, in un paio d'anni finisce quello di Veneto che invece è appena cominciato e che invece è una storia abbastanza, come dire, per il momento ordinaria. Insomma. Dunque, l'inaugurazione di febbraio l'avete già, sono tutte confermate quella della settimana scorsa. Gaslini, Santa Corona, Arcola, Remoglia, no? Più Cornigliano, quindi Gaslini, Santa Corona, Cornigliano, Arcola. Se avete bisogno di dati, ce l'avete già, comunque mi chiederà tutto. Avete le prime di marzo e il 28 vi diamo il programma complessivo di marzo. Prego. Una cortesia. Il giorno che ci sono inaugurazioni ad Arcola, io ho fatto organizzare un incontro in provincia La Spezia per cercare di salvare il giro della Lunigiana che è ad altissimo rischio. E non ho avuto riscontri ad oggi dall'assessore regionale allo sport della Regione Toscana, se magari riesce a sentire il presidente. Vediamo se ti fa scrivere una mail a Rossi, dai, okay. Firmata da me. Okay, solito, ecco, molto. Prego di far intervenire, eccetera, eccetera, ok? Okay. Se c'è bisogno, c'è, ecco, tanto manca ancora decine di giorni, no, cos'è? Settimana prossima. Settimana. Non ci sei? Vabbè, dai. Ce ne faranno una ragione, Darco. Sì, sì. Penseranno che non ci vuole andare, motivi di delicatezza. Però siccome non ci può andare a niente la Francia. Va bene, va bene. Allora, vediamo invece le due cose grosse che facciamo oggi. Una è termomeccanica, direi che non c'è niente da dire, nel senso che la facciamo per descrivere una situazione, un'azienda che va bene, non per affrontare come dire, un problema grosso. Già che siamo qui, io ho letto un po' il giornale di oggi, io, sinceramente questo attacco dei sindacati alla regione su ieri, bisogna capire cosa dipende. Piaccio. Ma sì, no, nel senso che quando sono venuti qui, così lo diciamo, poi occupatevene un po', rispondete voi per cortesia, sembrava impossibile avere la cassa 2+2. Adesso sembra quasi certo che ci sia la cassa 2+2, però la formalizzazione è legata al cambio di azionariato che è praticamente certo, ma le cui procedure sono in itinere, no? E qui abbiamo fatto un passo avanti gigantesco. Poi rimane la discussione sul piano industriale, che sapete divide, diciamo, sindacati e aziende su due punti importanti, che sono Piaggio Genova, solo service, dice azienda, anche attività produttiva, dice il sindacato, e sul numero di garanzie per gli esuberi, che peraltro sono però un po' attenuate dal fatto che c'è il 2+2, no? Nel senso che poi c'è il discorso outsourcing e così via, ma insomma questo passaggio che abbiamo fatto iniziale giù era per avere la cassa, che otterremo, ecco. E poi si apre la discussione laggiù o qui, su questo piano industriale che sarà complicatissima, ma che faremo protetti da 4 anni di garanzie sociali, insomma, questo è, non è che abbiamo, cioè, come sapete la riunione di ieri al Mise era susseguente all'incontro fatto precedentemente col lavoro che ha detto più o meno si va, no? Sì. Quindi facciamo la discussione con ben alto spirito, ecco, almeno quello, non è che riesca bene a capire. Tra l'altro la protesta è scattata da quello stabilimento che sembrerebbe avere più garanzie, non da quello che sembrerebbe averne di meno. Ma comunque, vabbè. Invece la seconda cosa, poi abbiamo appunto ancora un'oretta, è che abbiamo messo la scheda che diciamo è stata concordata con l'ambiente della depurazione in coincidenza del fatto che presentiamo due progetti oggi
e che abbiamo provato la legge, diciamo, in settimana, quindi sembra al momento di... Poi abbiamo deciso di mettere i più grossi, che sono 8, e che vorrei passare una segna sentendo anche, diciamo, anzi, direi tutti, poi ci dite a che punto siamo. Dunque, Imperia c'è, e bisogna venire a capo del suo collegamento col Dianese con, sul sito per chi ce l'ha davanti. E con Andorra, insomma, Borghetto c'è, ma bisogna ampliare e venire a capo del collegamento con Albenganese e con Alassio. Aranzano mi pare che ormai sia a posto, insomma, nel senso che c'è una solo fallo. Vado in ordine, diciamo, ponente levante, insomma, con Emiliano hanno scelto l'area, poi da lì in poi non so bene cosa succederà, insomma. Costa 100 milioni, una cosa grossa, ma pare che lo facciano in tariffa, quindi... Tenete presente che Cornigliano risolve la questione di Campi, che è un disastro atomico, e risolve la questione del Valbisano del Fangodotto, perché il Fangodotto di, come si chiama, di Punta Vagno va a finire lì, quindi questo è veramente importantissimo. In più è un pezzo della, diciamo, della riassetto di Cornigliano, non so dire di qualificazione, ma comunque. Va bene, ecco, dunque, so che hanno finito il ponte e stanno facendo la scogliera in questo momento, stanno lavorando sulla scogliera, fatta quella poi possono fare il lavoro sul depuratore vero e proprio. A Parla hanno concesso il progetto al comune, che nel frattempo però è andato a gambe levate, immagino il commissario aspetterà le elezioni o no. E qui c'è scritto così, mi dice che l'avete fatto voi. Mi dice che il testo l'avete concordato. Pronunciarsi la conferenza dei servizi. Sì, è vero o no? Dice che il progetto non è ancora arrivato. Sì, formalmente. Vabbè, siamo un governo che è pronto, sì, è pronto. Pronto, sì. È vero o no? Ma perché c'era una cosa? Allora, perché con l'amministrazione del... Siccome abbiamo scritto, se c'è da correggere, correggiamo. Ma non la presentazione, e poi col fatto che il comune è saltato c'è stato questo evento. Infatti, ho domandato il commissario: aspetta il nuovo comune o procede lui? No, sono 3 mesi, questo è uno dei più critici dal punto di vista comunitario. Quindi, beh, poi ci dite voi sulle cose critiche. Poi ci dite voi. Poi Lavagna, siamo a uno stadio inferiore, non è su un percorso critico. C'è l'area individuata, adesso si cominciano gli studi, no? Progetti. Levantore in costruzione. Mi pare che le questioni da vedere sono sostanzialmente, vediamo in ordine, Imperia, abbiamo sviluppi o no? Allora, intanto ho fatto mettere un dato che parliamo sempre di quelli che magari non ci sono, che in Liguria l'84% delle acque depurata e degli abitanti equivalenti. Allora, Imperia, allora, faccio una riunione lunedì con il sindaco, con i sindaci di Imperia, la provincia, i comuni di Andorra, perché il tema lì è che adesso con la dovevano firmare l'accordo, però adesso con la nuova legge Andorra di fatto è ufficialmente nel lato imperiese. C'è un problema di contenziosi, di ricorsi per quello che insomma si era deciso rispetto alla società che gestisce Imperia, quindi domani il sindaco ci relazionerà. E bisognerà accelerare perché si mettano diciamo, tutti i soggetti, inserire il collettamento di Andorra nel piano d'ambito, ragionare sulla tariffa e accelerare in questo. Quindi domani faccio questa riunione propedeutica per andare avanti. Però la legge ci ha aiutato. Ma chi fa cosa lì è deciso adesso secondo la legge? Sì. Chi lo fa lì l'intervento materiale? Ah, l'intervento materiale la legge definisce i soggetti decisori, poi i soggetti decisori decideranno chi fa l'intervento. Chi è il sottodecisore? Chi è? Praticamente la provincia nel transitorio con l'assemblea dei sindaci. Quindi c'è il soggetto che deve decidere chi lo fa, più o meno così. E abbiamo lasciato qualche clausola che se questi non fanno possiamo intervenire, sì. C'è un tempo come definito come. Non posso vedere la legge.
Vabbè, comunque, se non fanno, si interviene noi. Borghetto. Comunque, il problema adesso in quell'area lì, Imperia e Borghetto, è che in realtà Imperia hanno scelto questo Rivieraco, ma c'è un contenzioso con Imperia. Dall'altra parte invece non c'è un soggetto contenzioso con comune di Imperia e col gestore di Imperia. Mentre su Savona non c'è un gestore unico, quindi un po' il tema è il soggetto che realizza il piano d'ambito, riscuote le tariffe e reinveste sul territorio. E questo è il tema su cui dobbiamo lavorare. Adesso bisognerebbe che, aiuto anche, che lavorando con le due... Ma lì cos'è? Sempre la provincia che decide? No. La provincia è sempre con i sindaci. Diciamo che fatta la legge bisognerebbe evitare che si trovasse l'inganno. Cosa più semplice, evitare di trovare inganno. Hanno detto che ad esempio cosa per fare il direttore di Borghetto con l'individuazione del, diciamo, dell'ambito della Valdornica sarà molto più semplice cercare di fare per la posizione temporanea dell'impresa per fare la gestione di tale. Fa un mesetto, cerchiamo di avere le idee chiare, fine marzo. Su Imperia, già lunedì pomeriggio, la riunione, se volete, vi aggiungo. Aranzano direi nulla. Cornigliano. Prego. Il fatto che per costruire il depuratore si dovete fare uno stanziamento, lo stanziamento è terre e rocce da scavo che vanno mancate. Non sapete dove mettere? No, non sappiamo dove mettere, quindi dobbiamo cambiare una delibera che abbiamo fatto di concerto con le ero pronto a citare Tortorella, ero pronto, ma invece non posso. E Tortorella diceva che il PC spesso era vittima delle sue macchinazioni, quindi volevo dire che eravate vittima delle vostre macchinazioni. No, però siccome abbiamo parlato in serie, adesso cerchiamo la prossima settimana di mettere un posto anche questo. Ovviamente però non sapete dove metterlo, sì. Sì, sappiamo già dove metterlo, dobbiamo solo cambiare un attimo. Va bene. Cornigliano io ne so poco, adesso a che punto siamo su Cornigliano? Adesso so che il comune stava lavorando insieme a Irem per accelerare, che c'era ancora qualche problema di collocazioni, diciamo, sull'area, i volumi, e quindi di integrazione quindi nel piano d'ambito, però lì diciamo il percorso, adesso i tempi precisi non li so. No, però, questo dovrebbe essere, cioè, andare. Su Genova, nonostante poi ci siano a volte delle critiche, però c'è già un meccanismo rodato per cui quando le opere sono iscritte nel piano d'ambito, se c'è da modificare qualcosa si modifica, ma va abbastanza veloce. E Recco è il più avanti di tutti. Cosa si fa? 2 anni da oggi? Sì. Ma Recco sono i tre. Però l'appalto definitivo, cioè l'ultimo appalto, non è stato ancora fatto. O sì? Sì. Come? I lavori sono cominciati? Allora, adesso per le quelle di le opere di difesa a mano. Va bene. Poi... Allora, Paolo, vabbè, sento il commissario, perché noi avevamo deciso, il progetto è pronto, cioè è chiaro che quando c'è un'amministrazione si era deciso di fare un minimo di presentazioni, e adesso il commissario è una gestione più... Poi faccio notare che sto qui insieme a Albenga, cioè la zona di Albenga, sono le due zone più critiche come multa, no, come multa. Sì, per gli abitanti. Quindi forse non è corretto che noi aspettiamo 3 mesi. Sì, andiamo avanti. Cioè, nel senso che se poi dovessero... Non abbiamo perso i 3 mesi del commissario, no, perché non ci siamo capiti, appena arrivato. Non ci siamo però capiti. Dobbiamo andare. Sì, non aspettare la multa. Nel senso che se c'è di mezzo un procedimento con una multa... Con la conferenza dei servizi. Anche perché avendo il comune scelto il sito, l'attività del commissario è un'attività abbastanza, diciamo, di ordinaria amministrazione, anche sia, no? Sbaglio. Qui sapete che c'è il discorso TAR, no? Che arriverà, no? Nel senso che il TAR ha detto le vostre ragioni si possono far valere se ci sono più avanti. Buona sostanza. Quindi acceleriamo. Noi abbiamo dato mandato di fare il progetto definitivo migliore possibile per togliere tutti quei dubbi che c'erano nel bene. Dimostrando che tutto è in regola.
Lavagna, allora, Lavagna, come sapete, è stata individuata la zona della, non più della colmata, ma della colmatina dell'Entella. Abbiamo firmato. La, è solo una questione di dimensione, l'area è la stessa. L'area è la stessa, lì a fianco al porto, alla foce. È stato fatto un protocollo d'intesa tra tutti i comuni che servirebbe quella zona, regione e provincia. Ora però il comune di Lavagna, visto che c'è anche un po' sempre di polemica sulla possibilità di realizzare questa colmatina, abbiamo chiesto a IREM di affidare uno studio a soggetti terzi. Noi gli abbiamo fornito i dati, però sarà l'Università di Torino a dirci se in quella zona ci sono rischi per rischi idrogeologici per la piena dell'Entella, realizzando questo intervento, o di modifiche della dinamica costiera. Abbiamo scritto bene. Adesso presentiamo questa metodologia di studio alla popolazione, ai cittadini, molto presto. Insomma, stiamo andando avanti. Va bene, ok. E Levanto, va bene. Levanto a posto. Direi che il più indietro è Lavagna, no? Ma è anche più indietro nel piano d'ambito, perché quello che non è adesso ancora soggetto. Poi c'è Cornigliano, poi c'è Rapallo, poi ci sono i due del Ponente, diciamo che teoricamente si mettono d'accordo, è abbastanza facile, sono solo tubi. Quello di Borghetto va ampliato o no? Un pochino sì. Va bene, ci sono domande? Chiedo scusa, io vado al più live. Ok. Adesso volevo vedere un po' bene quel discorso delle industrie che siamo fatti 2 settimane fa, chiedendo poi che ci fosse un po' d'approfondimento. No? La cosa si può prendere da diversi punti di vista, comunque partiamo pure da, diciamo, dei casi più critici e poi facciamo un discorso generale. Perché l'avesse chiesto in particolare Lella di avere un momento di riflessione su queste cose qui, oltre naturalmente l'assessore che si è compiuto da vicino. Dunque, rispetto a qualche settimana fa, francamente io sono molto più ottimista su queste due partite. Insomma. Nel senso che ditegli che abbassi un po' la voce. E nel senso che, insomma, su Ilva i riscontri avuti, adesso del tutto riservatamente, ma comunque sia dal mondo finanziario che dal mondo industriale, è che c'è interesse sull'intera filiera acciaio Taranto-Genova-Novi e che le banche lo considerano un intervento bancabile, anche se fosse 2-3 miliardi. Insomma. E gruppi imprenditoriali importanti italiani sembrano interessati e ci dicono che c'è un interesse anche, diciamo, di investitori esteri. Questo è, diciamo, il succo. Posso andare io? Posso andare io? Se mi date mandato lo faccio pazzire. Con grande soddisfazione. Va bene. Voi sapete che poi abbiamo incontrato qui l'azienda con Confindustria e che ci ha messo a disposizione, che dice che mette a disposizione 4 aree, nel senso che a fronte di un aiuto sul versante, diciamo, occupazionale, è disponibile a cedere 4 aree. Ora, io traccio molto chiaro una meno. Una è quella, diciamo, del parcheggio, che è un piccolo termine, piccolo, neanche so, medio termine. Uno è il magazzino di Calcinara, tanto i giornali, le cose che non diciamo niente. Una è l'area centrale, che mi sembra una persona molto problematica, ancorché secondo alcuni possibile, ma non so, cioè l'area c'è certamente, che poi si riesca a fare una centrale, non a carbone, con redditività, che utilizza ad avere energia a basso costo, mi sembra una cosa molto complicata. E poi c'è una quarta più piccola, che adesso forse... Eh? Qua, più piccola, no? Sì. Va bene. Qualche interesse si è manifestato, Confindustria ha raccolto qualche interesse. Comincio ad andare a vedere, e poi vedremo, insomma, va da sé che, diciamo, giustamente chi sta facendo questi approfondimenti li fa con una riservatezza, anche per non suscitare aspettative che magari non si riesce poi a corrispondere. L'incontro fatto, come vi ho già detto, con il sottosegretario della Ringa è un incontro
moderatamente positivo. Buono, insomma, bene, insomma. Naturalmente il problema è che da una settimana prossima bisogna ricominciare da capo, però siccome c'erano INPS e INAIL che invece, come dire, avevano continuità, insomma è evidente che se su Cornigliano avessimo la prosecuzione della filiera, tanto Genova Novi, la giustizia sull'amianto, perché lì non vanno quelli che a Taranto vanno, e il riuso, pensare di avere, come dire, un'occupazione piena per quelli che ci sono, per quelli che ci restano, per essere più corretti, non è una cosa impossibile, insomma, sembrerebbe non essere una cosa impossibile. Questo è il quadro lì, insomma. Piaggio, abbiamo detto prima, quindi si può essere anche molto rapidi, insomma, ormai è chiaro che Mubadala si prende tutto, quindi ci sarà il 98, si prende. Tanto l'hanno detto davanti a 100.000 persone ieri, quindi questo, come dire, consente quell'operazione, diciamo, con una nuova azienda, un nuovo azionista del 2+2, cioè. E quindi si affronta questo processo in un clima di maggiore, diciamo, tranquillità sul versante sociale. Poi non è che questo sia sufficiente, però non è neanche male. Cioè. E poi rimane invece un contenzioso molto forte su due punti di cui dicevo, diciamo, i livelli occupazionali e diciamo, definizione della qualità di ciò che rimane a Sesti, tanto per essere chiari. Cioè. E questi qui mi sembrano i due punti che saranno del soggetto di scontro, di incontro, di dialogo, di confronto, di discussione, prevalentemente tra le parti sociali, ma probabilmente con periodici richiami a noi, enti locali, regioni, governo, a dirimere in qualche modo il conflitto. No? Questo è... Ora, la cosa... La seconda cosa positiva è che l'azienda non procede in modo unilaterale e per un po', si è detto fino a fine marzo almeno, no? Non attiva nulla, le bocce rimangono ferme per usare un linguaggio, diciamo, sindacale, e mentre si discute non attua, diciamo, ciò che ha in mente di attuare. No? Questo è il punto. Poi può darsi che aprile diventi maggio e così via. È chiaro che i punti rimangono, i numeri e se stesso, questi sono i due punti. Poi sarebbe stato interessante anche entrare un po' dentro il ragionamento di outsource, chi sono, che garanzie danno, che qualità hanno, dove vogliono andare, se vogliono stare a Sesti, se vogliono andare a Villanova, se vogliono andare da un'altra parte. Però diciamo che questa melina che ancora ieri è proseguita, finora ha impedito di entrare un po' dentro questo ragionamento qui, sostanzialmente, no? Quindi siamo lì, insomma, perché è chiaro che se per esempio qualcuno di questi venisse a operare su Sesti, si potrebbe fare almeno in parte su Sesti un elemento simile a quello che facciamo su Cornigliano, no? Chiaro, no? Nel senso che potrebbero eventualmente rioccupare gente di Sesti, che lavorerebbe a Sesti, per un'altra azienda che non è Piaggio, ma che fornisce, diciamo, servizio a Piaggio. Però mi pare che passi avanti grossi sul versante, diciamo, cassa, quasi certo. Situazione di stallo sostanzialmente per quanto riguarda il piano industriale per i prezzi occupazionali, con l'unico passo avanti che sia la cassa, che l'azienda procede con piedi di piombo e non attua, diciamo, nulla. Insomma, questo è, naturalmente, come si diceva, e concludo, questa può essere un'occasione per una riflessione un po' più tonda, diciamo, su questa grande industria. Su Ericsson ho visto che ci sono di nuovo segnali non buoni, insomma, non so se confermati. Incontro questa settimana. Però ieri hanno dato una risposta che sembrava una frenata rispetto alla preoccupazione sul secco, non sapere. C'è stato un incontro con la RSU per notizie... preoccupazione c'è tutta la parte. L'incontro che abbiamo avuto io e Renzo ci hanno escluso questa preoccupazione, poi, cioè nel senso che ci hanno detto che
diciamo, c'erano preoccupazioni, ma che loro si sentono, dice, no, sentivano di dire che le cose stavano come stanno adesso. Ragionalmente credo che riescono a allocare su Genova funzioni che attualmente sono allocate da altre parti. Loro ci convocarono il giorno in cui si inaugurò Siemens per esprimere una certa fiducia sulla possibilità di mantenere il livello occupazionale di quel sito. È chiaro che poi dipende da un mercato che continua ad essere molto asfittico in Italia, non si vende più niente. Quindi. Vabbè, già che siamo lì, vi pregherei, Pippo e Renzo, di stare dietro a questa questione università, ho visto che c'è un inasprimento dei rapporti verbali, diciamo, no? Tra verbali o epistolari, tra GHT e università. Io per parte mia ho adempiuto l'impegno di parlare con alcuni, che mi dice se le cose stanno così, aspettiamo un nuovo governo e poi vediamo, non c'è cattiva intenzione. Cioè, sui 15. Quindi bisognerebbe col nuovo governo fare ciò che impostammo col governo precedente, siamo andati io e Renzo quella volta dal MIUR, in realtà andammo per, giustamente per Ericsson, ma già che eravamo lì chiedemmo anche, ci hanno detto in linea di massima si può fare un accordo in cui, no? Invece sarebbe interessante capire se l'università e il comune fossero disponibili su Ezzelli a fare la bozza, diciamo, di accordo di programma, che va comunque rivisto, magari mettono un pochino insieme, da firmare nel momento in cui fosse chiuso il resto, no? Anche perché l'ultima lettera di GHT è rigida sui tempi, ma ritira in ballo nuovo la funzione regione comune. Esattamente, se questa lettera non ce l'ha, te la fai dare, la porti a convenienza. In sostanza, diciamo, lo schema adesso è, l'università dice, noi adesso andiamo a Roma da 10 giorni, insomma, dall'agenzia. Ci facciamo aiutare un attimo a mettere in piedi una procedura in cui noi compriamo 3 cose da GHT. Compriamo l'area, compriamo il progetto e compriamo quella quota di urbanizzazione che tocca a noi, perché è chiaro, c'è un condominio che si divide l'urbanizzazione. GHT ha già detto che non partecipa alla gara, perché non hai titolo, non so bene, non so come funziona. Vedere, sono titoli diversi da fare un'operazione di acquisto di cosa futura e fare un'operazione di appalto. E l'università dice poi facciamo un appalto. Una cosa più piccola che però mi pare che vada avanti, adesso parliamo di Genova oggi, insomma, è questa del latte, centrale del latte, no? I giornali dicono che andrebbe avanti. Cosa e quindi avremmo un po' di situazioni di ridefinizione dell'assetto produttivo, insomma, Cornigliano Sesti, cioè Ilva Piaggio. Avremo tutta l'operazione di Ezzelli, diciamo. Tra l'altro, se si sblocca la questione delle aree, mi pare che dell'area loro hanno i fondi per fare l'operazione di Esaote, insomma, no? È chiaro che mettono in moto altre risorse. Poi c'è questa cosa più piccola di, se va avanti, però un fatto positivo, il tema del latte. Sì. Quindi potremmo provare un attimo a. Poi ne approfitto per dirlo qui, cioè è nato un giallo su Toshiba, ma di cui noi non sappiamo nulla. Io tra l'altro mi ha chiesto l'incontro il sindacato savonese, glielo darò mercoledì, per dire. Ma nel senso che adesso si è diffusa la voce che loro guarderebbero vari genovesi, ma non ho sentito dire anch'io. Però. Che sarebbero poi nel ponente, come logico, perché l'attività industriale si fa lì, però. Non so, io temo che, diciamo, ci stiano un po' portando a spasso. Quindi guardate un po' anche quella. Insomma. Io mercoledì incontro. Io non sono riuscito a dare una risposta, diciamo, presto su per quella vicenda Valdone. Dirò che noi tutto quello che potevamo fare per facilitare l'insediamento abbiamo fatto. Il mio timore è che non siano certi di farlo questi investimenti. Hanno preso altri. No? Il mio timore è che non siano certi di fare questo investimento, perché cioè, tu stipuli una specie di preaccordo, no, con un operatore della Val Bormida e dici sostanzialmente lo faccio qui, ho una fretta maledetta, l'unica cosa che mi devi fare tu è portarmi la concessione edilizia, come si chiama, messa a costruire, a ottobre. Hanno fatto tempi rispettati, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, dopo 4 mesi questo non è ancora deciso. Sono entrati nel merito della discussione sui prezzi, dei contratti sul prezzo, c'era una minima differenza, di colpo sono spariti da questa discussione. Quello che io cercherò di far capire al sindacato mercoledì è
è che noi abbiamo fatto tutto il possibile e tutto quello che possiamo ancora fare per favorire l'insediamento lo facciamo. Non vorrei che si ingenerasse qualche pensiero, qualche retropensiero secondo la quale noi lavoriamo per un territorio o per l'altro, come non successe la volta di Malacalza quando a Spezia anziché a Genova, non lo facciamo oggi sotto fila, abbiamo lavorato. Sì, magari potresti anche fare un comunicato in cui dite questa cosa qui, insomma. Dopo l'incontro lo si mette. Cioè noi abbiamo sempre sollecitato dare una risposta positiva a Carcari, in poche parole. Se non l'hanno data non è per colpa nostra, insomma. Poi se hanno cambiato idea non lo fanno, seppure stanno vedendo, come dire, cose diverse. Questi giorni stanno facendo infilse il decreto per quel bando sugli insediamenti produttivi. Ci sono 5 aziende che prendono i finanziamenti a fondo perduto e credito agevolato per gli insediamenti produttivi. Lì dentro ci poteva stare benissimo anche Toshiba se avesse avuto la tempistica Verasco e altri che prendono il finanziamento. Così non potevamo fare. Sì, il quadro è un po' questo, insomma. Adesso però abbiamo un po' di tempo, mi pare utile che facciamo un po' di approfondimenti, discussioni. Ecco, volevo solo aggiungere una cosa, che diciamo questa cosa di Piaggio alla fine sarebbe collocata su due aeroporti, insomma. Vabbè, quello di Genova ha tutto quello che sapete, dai privati, non privati, eccetera. Ma ed è molto funzionale che Piaggio comunque poi si dislocchi, diciamo, stia su due aeroporti. Mi pare di capire questo qui di Villanova sia un aeroporto che ha enormi problemi gestionali, insomma, quindi bisognerebbe un po' contestualmente al discorso Piaggio cercare di capire, perché almeno per ciò che sarà Piaggio bisognerebbe che l'aeroporto fosse Piaggio, poi c'è anche, ci siamo anche noi, no? Noi ci abbiamo un problema dell'allungamento della pista. Ma sai, quelli lì sono problemi irrisolvibili a breve, insomma. No. Vabbè, io ho finito. Legata a queste cose qua industriali, c'è una partita che è aperta nella conferenza delle regioni, che è quella dell'87-3C, perché c'è da fare la nuova. Sì, me l'ha detto sola, sì. La nuova perimetrazione. Lì c'era una proposta. Che adesso è cambiato numero. C'è una proposta. C'è una proposta. Comunque è il regime di incentivi sul territorio anche per la grande industria. Lì siamo andati alla rottura in sede tecnica, perché a noi ci diminuivano gli abitanti rispetto alla volta precedente e noi abbiamo detto che non accettiamo questa ipotesi qua e abbiamo chiesto anzi di passare dai 50.000 che era la volta scorsa a 90.000 abitanti. E ci possono essere le condizioni, perché pensavamo, l'altra volta avevamo dentro la Val Bormida e l'area di Cornigliano, con gli uffici ritenevamo necessario che ci fosse un aumento di abitanti a fronte della crisi pesantissima che vivono alcune aree di questa regione qua, per inserire dentro anche Vado e per inserire dentro anche Villanova, che ci fosse quindi un allargamento. Abbiamo votato contro, non c'è stato accordo nella conferenza, nella sede tecnica. Potrebbe venire in conferenza dei presidenti il 13 marzo, sembrerebbe che venga. Quindi chi ci va? Alla conferenza, scusa, quella diciamo... ma non si sa quando. Ok. No, se c'è quella pratica lì o vengo anch'io, comunque quel giorno lì ci prepariamo un attimo. No, quando c'è vai tu. Chi ci va? Quando c'è vai o tu o anche tu, perché mi sembra una cosa molto difficile. Dobbiamo giocare quella lì, sarebbe drammatico. Ci può aiutare per reinsediamenti di imprese. E sempre legati al comparto industriale, ci abbiamo l'opportunità di organizzare un grosso evento che ci può costare quasi nulla a novembre a Genova, perché durante il semestre di presidenza italiana all'UE su Horizon 2020, che si sono costituiti 7 comitati, mi pare, a seconda delle diverse tematiche, organizzano in giro per l'Europa una serie di eventi di natura scientifica e saranno prevalentemente fatti in Italia appunto per la presidenza nostra e noi abbiamo la fortuna che il delegato nazionale nostro nel comitato Horizon 2020 per la parte società sicura è un genovese. Tra l'altro io ho conosciuto anche una professionalità che potremmo pensare anche di
di utilizzarlo, diciamo, di altissima capacità, di altissima competenza. Ci potrebbe essere la possibilità che l'evento di natura scientifica legato a Horizon, sui temi della sicurezza, possiamo candidare Genova a farlo qua e si legherebbe all'evento di CP Expo che dovrebbe essere rifatto a ottobre-novembre. Quindi io farò due righe dove l'evento è interamente a carico dell'Unione Europea, la regione deve mettere soltanto a disposizione i locali per la realizzazione dell'evento stesso, ma tutto il resto finanzia l'Unione Europea. Può essere una bella vetrina, anche perché qua il tema della sicurezza nel nostro sistema di impresa industriale non è trascurabile. Altri. Sì. Io registro e arrivano più voci. Un problema grosso sul carico regionale di urbanizzazione. Il problema più grande è che Genova ha raddoppiato gli oneri, sono molto alti per la regione. Lo vedo come un tema perché io sento di cosa. Raddoppiata di sua sponte. Tolto la possibilità di mercato. Però per dire, con l'insediamento quello della FESD tra 1 milione e 2 milioni di organizzazioni, più gli stanno urbanizzati, ha frenato e si ferma. Dico perché sulle aree in questo cosa qui, considerando un, diciamo, un indice di mortalità 0,5 potente, no? Diciamo lo standard, diciamo, delle zone a bassa densità europee, porta dei valori che non lo segnalo come tema perché è una cosa che vorrei metterla sotto osservazione. Sì, è meglio che spendiamo nella mezz'ora, se no poi quando arriva ci disperdiamo tutti. Mi approfitto insomma per partire dalle considerazioni che facevi. D'accordo, la puntualizzazione rispetto alla vicenda, del Piaggio, soprattutto dal punto della comunicazione posta all'Unione, insomma, cioè, ieri quando tornavamo appunto, insomma, mi hanno telefonato che era uscita questa cosa, era molto tardi per poter rispondere, ma oggi ho già chiamato, insomma, per farla, perché è ingrata e pare che non corrisponda a quello che è stato anche l'esito e l'impegno della riunione, insomma, tra l'altro sindacalismo, non è nuovo attacchi di questo tipo quando più è Pasa, quando poi evidenziano magari più difficoltà all'interno della sua organizzazione di quanto poi non possa essere nel confronto con l'amministrazione. Il tema ieri eravamo presenti, abbiamo fatto le riunioni, abbiamo portato le posizioni, abbiamo cercato di illustrarle, di documentarle, per cui mi pare francamente che chi era presente non può che discostarsi, spero, insomma, da quella considerazione. Aggiungo una battuta rispetto alla centrale del latte a cui ho fatto riferimento, perché ieri c'era questa riunione importante, io non c'ero, non ho partecipato, sono andato nei miei uffici, ma devo dire che Confindustria ha fatto un ottimo lavoro nell'elaborare questo piano, che parte da una considerazione della rioccupazione di tutti coloro che lì si trovano ancora. Cassa integrazione peraltro che a fine novembre termina, per cui l'accelerazione che abbiamo chiesto è proprio legata anche alla necessità di avere delle risposte rapide. Devo dire che la Parma insomma ha manifestato un po' di freddezza, ma non si è resa contraria a questa iniziativa, ieri confronto invece è andato molto più. Poi dicono che sia disponibile anche a fare un minimo di, diciamo, Sì, scontro. Quello è il tema oggi, è la valutazione, ma è quello, è la valutazione, cioè è quanto la Parma chiede per quello, a fronte del fatto che questa cordata di imprenditori si assume la responsabilità di, diciamo, di rioccupare una trentina di lavoratori che sono ancora in cassa, insomma, che mi pare il passaggio su cui tutti abbiamo insistito, nel motivo per cui si è creato, insomma, anche questo lavoro in piena sinergia col comune. L'ultima cosa che volevo dire, avete notato, avete letto sicuramente, insomma, mercoledì è uscita sul Secolo questa lettera, insomma, di questo lavoratore che rinunciava a questa scelta inusuale, una cosa che non mi è mai capitata, insomma, però credo che la
prendere in considerazione una legittima richiesta, insomma, di un lavoratore che era sottoposto a cassa integrazione in deroga e che, avendo trovato una nuova occupazione, cioè quello per lui stabile, aveva appunto scritto questa email. Confesso che questa email io non l'ho mai vista, sono chiesto anche ai suoi uffici, insomma, non è arrivata, ai miei neppure, però io ieri avevo preparato anche una risposta, insomma, per dire che comunque, pur essendo una richiesta molto inusuale, ma insomma, da tenere in considerazione, qualora arrivasse una lettera, insomma, formale, firmata, perché andiamo a revocare un diritto, insomma, quindi deve essere documentato il fatto che nessuno poi possa intervenire successivamente, c'è questa disponibilità da parte nostra di escluderlo dai beneficiari per i 3 mesi che ancora dovrebbe percepire, e quei soldi rimangono nella dotazione, nella dotazione nostra, che vanno poi, diciamo, a dare risposta ad altri lavoratori. Non lo dico perché su quello si è creato, insomma, un po' di polemica. Altre? Allora abbiamo finito, dai. Però non disperdiamoci. Chi arriva qui? Enzo Patti, nel settore legato al termomeccanico. Cerchiamo di esserci, sono quasi tutti. La seconda volta andò bene, una volta un po'. Sì, insomma, cerchiamo di esserci un gruppo, insomma, ecco. Beh, ci vediamo un quarto a luna. Esattamente interrotto. Comunità già l'ha fatta, anche se va a Castellare, non pensa per qualcosa. Il problema è che adesso la moglie ha 15 anni per dire che mantiene le loro, quindi ci sarà, se è una cosa grave. Sì, perché prima era stata fermata, adesso è stata chiusa. Collega, andiamo. Non sa per qualcosa. Ci sono grazie 18. Andiamo, consiglio per il tempo.